E bentornati ragazzi su Minecraft Dungeon, sempre con Gian. Allora, prima di cominciare la missione, giusto spiegare un paio di cose qua che l'altra volta non ho fatto vedere bene. Allora, il fabbro, c'è una cosa che ho visto. Quando mette a potenziare qualcosa, dice che per potenziarsi, cioè per completare il potenziamento, devi completare tot missioni, quindi rimane là. Inoltre, quando metti un'arma, vi faccio vedere, uno si deve pagare. Due, rimuove tutti gli incantesimi, quindi alla fine è un altro modo per non smontare l'arma. Non so di quanto potenzia, ma penso non di più tanto. Vabbè, il mercante del villaggio vende robe a caso ogni volta che è finita la missione. E il mercante russo a quanto pare può vendere robe più di valore. Infatti qua adesso vende un bastone unico a me, che sono tentato a prendere. Però io, avendo 7200 gemme per la sfida che ho detto l'altra volta, però adesso è un po' inutile perché a tavolo costava 1000 gemme per un mega spacchettamento random che stava prima, ma dopo l'aggiornamento mi sa che non è più possibile. Quindi non so, dite voi se posso spenderlo o meno. Per il momento non lo faccio. Comunque, una cosa importante, nel caso c'è un oggetto, ma tipo non avete gemme per comprarlo, quindi sotto è scritto prenota e lo bloccate in modo tale che non scompare. Cioè può rimanere là fin quanto volete. Semmai possiamo fare tipo un mercante misterioso, ottenere cose random qua. Ma una volta comprata una volta, poi sparisce. Devo rifare una missione per resettarle, capite? Infatti. Ora, andando avanti. Dopo aver finito la storia, si sblocca questa parte. Vedete qua? Ah, davvero? Fammi vedere che parlamento c'è. Oh cavolo, è vero! Vediamo un po' dove ci porta. Sono un paio di cose strane qua, ho visto. Tipo, uno sta un po' a terra del Nether qua. Molto Il smeraldo. portale è vero, un po' distrutto. Sì, Secondo te poi ho mi sa che visto riguarda una un altro strada dei strana qua cittadini. sopra, un attimo che. E secondo me si Infatti c'è un modo apriva. per salirci, infatti, ricordavo, aspetta, vieni qua. E per l'altra parte, da destra. Da destra, qua. Da Ah, di destra. qua? Ok. Sì, Una nuova strada. Vediamo un po' dove ci porta. No, vabbè, non è vero. Mi ha dato un'armatura più rara di quella lì che avevo io. vabbè, Cioè, non dico per sinceramente. quell'arma. Sì, sono caduto. Ok. Cioè, sì, era un po' random capire quella parte. Infatti, sì, è vero, mi sono visto qualcosa riguardo dopo storia. Ma non del DLC. Niente spoiler troppo grosso, insomma. Qua. Io mi sto Mi domandando anche un'altra cosa. Ecco appunto, sono dall'altra parte del sblocchiamo il ponte. ponte. Sì, l'ho Ma cosa sbloccato c'è? adesso. Io avevo visto sta zona, non si poteva prima arrivare. Vediamo un po' cosa c'è, che sono Sono lungo curioso. corridoio. I riquadri, giusto per dirvi, non sono facce a caso, penso che siano i creatori o cose del genere. Ah, c'è una texture del blocco di terra. E poi c'è Guarda. questo. Cos'è? Oh, No, posizione no, ti dei muri. spiego. Abbiamo ottenuto una runa da boss finale. Adesso dobbiamo trovare le altre, che a quanto ho capito sono sbloccate dopo aver finito il boss finale. Non mi dire che dobbiamo battere il boss No, finale no, della no, Valle no, di no, no, Storia? no. Dobbiamo trovare nei livelli precedenti posti segreti sbloccabili adesso. Prima non potete. Presente, presente quei corridoi. Quei corridoi. Quei corridoi. Come cazzo si. Non riesco a Non sai dirlo. manco parlare. No, non riesco a dirlo. I corridoi. I corridoi? Sì, si dice Corridoi, così. Ecco, finisce. che tipo stavamo dentro il muro, stava nella mappa, ma non potevamo andarci. Quelle sono le zone segrete che sono sbloccabili adesso, dopo storia, quanto ho capito. E nel Ok, quindi caso. trovando le rune, secondo me. Questo secondo me mi pare proprio di una specie di boss fight o qualcosa del genere. Se devo dire la verità. Fosse un livello segreto, insomma, cose così. Inoltre, un secondo che alzo il gioco e fammi sentire una cosa. Allora, ho alzato un attimo il volume del gioco perché ho visto che andando su questo quadro puoi interagire. Quando lo premi, zitto. Oddio! Ha cambiato No, se senti, immagine. se senti. Praticamente fa vedere delle immagini su dove stanno le zone segrete delle rune. Sentivi anche la musica Allora, sottofondo. il primo mi fa intuire che sta nella palude. L'altro sta nel deserto. E vabbè, così via, ma per il momento non lo faremo, forse dopo DLC Oh! o prima, non lo so. Questo sa dove sta. Questo impara dove Vabbè. sta. Niente, raga, questo è quanto. Per il momento è questo, però penso le faremo forse dopo DLC perché diciamo che si sa che DLC è forse più interessante, insomma, di quella parte Solo per poter prendere l'uno ci metteremo tantissimo tempo, se devo dire extra. E dato che abbiamo detto che alla fine i DLC sono sbloccati entrambi, ma anche se tecnicamente la giungla sta prima dell'inverno, però. Cioè, facciamo l'inverno prima, va bene? la verità. Ok. Volevo
Quindi devi subito ricominciare con i primi livelli. Fiordo Quindi ghiacciato, deve. però lo facciamo a difficoltà più difficile, quell'avventura. Facciamo Però dalla aspetta un potenza che attimo. richiede di base, va. Vieni. Ah, inoltre, Devo un'ultima calare. cosa. Questo arco che ha dato il boss finale è a quanto OP? Cioè, guarda un po'. Cioè, Vedi, vedi? spreca un casino di frecce, però. Man mano che premo, guarda che fa. Ho visto cosa fa. Ho visto, perché ha spazzato, ecco, ho Guarda quanto spara. visto. Rischi di consumarle tutte così, Sì, eh. però ne consumo un sacco, però penso che farà male. Quindi avevamo detto che iniziavamo con i Fiordo DLC ghiacciato. del foglio cacciato, bene. Livello di difficoltà 39. Sì. Quindi dobbiamo. Ah no, la storia, Aspetta un fuck. attimo, la storia, ecco, ti Della stavo tua? dicendo. Il tortuoso sentiero invernale. Per raggiungere l'origine dell'inverno eterno dobbiamo addentrarci nelle profondità di queste lande innevate con un fiume ghiacciato come unico punto di riferimento. Sentieri ghiacciati e pericolosi nemici attendono tra il vento e la neve. Una fortezza solitaria che si staglia in lontananza e sembra essere l'unico rifugio dalla furia degli elementi. Ok, Sarà piena di ghiaccio. interessante. Andiamo. When the orb of dominance shattered, it split into powerful shards that spread across the overworld. A shard fell upon this unlucky land, and a creeping winter is now consuming this once lively place. Until the shard is destroyed, the devastating frost will continue to spread, smothering all life in snow and shadow. Figo. Quindi sì, effettivamente avevo ragione. Dopo hai finito il Quindi boss fin. praticamente le schegge si trovano in tutto il mondo perché dopo che avevamo distrutto la sfera, no? Quella lì, il nucleo, praticamente le schegge del nucleo si sono disperse in tutto il mondo. Quindi noi stiamo cercando di distruggere in modo che non si possa ripetere lo stesso avvenimento. Sì. È vero, mo c'ho il lama dal boss finale che è un po' triste però come cosa, che vi dà il lama boss finale, però Ah, vabbè. è vero, il lama però fa schifo, dai. Ancora che mi tengo Beh, lo qualcosa farà. stregone, quello lì. Uno Mi sa un po' ricorda lo tanto stregone. l'isola del tutorial, ma in nevata. Ha ragione. L'isola, vabbè, non era un'isola, però insomma, siamo capiti. È bella larga. Chi Interessante che si è possa andare sta? nella classe poi, eh. Non c'è assolutamente niente. A Sono parte il fatto tutta che c'è una scena? casa tutta La casa infuocata. qua? Infuocata? Perché stai Ok, subendo danni? già vedo i nemici. Oddio, ci sono qui scheletri, quelli che sai, quelli che si trovano sempre nel bioma Non mi ricordo invernale. come si chiamano. Mi sa che sono tipo, non mi ricordo, tipo spettri scheletrici forse, non mi ricordo. Aspetti, no. Aspetti scheletrici. Non c'è Oh, niente, sono non è solo. che non mi ricordo molto bene, ma. Questi qui mi pare che avevano delle frecce quelle incantate che ti permettevano di, se scagliate contro, ti rallentavano, mi Ok, pare. un attimo ragazzi, espando un attimo le case perché boh, potrebbe esserci una cassa dentro, ma sembrerebbe di no. Perfetto, ma possiamo. Ma che. Oddio! Vieni Cosa? qua, Gianni! Quando Cosa cadi in devi? acqua non muori, ma ti congeli! È vero! Basta saltare! No, ma è una figata, però ci sta, Ma dai, posso che andarci qua sopra? diventiamo. Oddio, ma è scivoloso pure, giustamente, però. Comunque ci sta che diventiamo. No! Cammina sul Sì, ho già ghiaccio, visto guarda scivoli. sul Ho ghiaccio. già visto. Non hanno fatto E stanno sorgere. anche i zombie ghiacciati che credo che rallentino se ti colpiscono. Sì, infatti, mi hanno fatto un po' più da rallentare. No! Aitoo! Non posso recuperarli. Sono ancora questi sciamani brutti. Giustamente droppano pesce crudo. Sono salmone cotto, non salmone. Sembra pesce crudo. Vabbè, faccio tornare tutti. Mi dai una Io non ce l'ho pace. ancora. Ok, aspetta. Non c'è andare, non c'è tenerti, non c'è. Dove sta quello sciamano rompiscatole? Non lo so, si vede che sta sotto forse. Oh, Eccolo, l'ho visto. Brutto infame. Ne stanno più di uno. Ancora, madonna. Spero di dare un'arma primaria migliore. Forse era meglio con il coprovo e bastone, però.
Anzi, ripeto, ragazzi, se volete che incominci a comprare qualcosa dall'eShop o mi tengo ancora le gemme per chissà che, se me lo voglio. Oddio, ci sono pure gli orsi. Ah, ah, ti attaccano gli orsi? Ah, giustamente. Mi sa che ci attaccano anche gli orsi. Ma no, credo che se... Che... Non sai che penso, siano passivi, ma finché non le attacchi. Ah, è vero, sono passivi, è vero. Infatti, se remo le attacco, per esempio... C'è un coniglio! Mi attacca. C'è un coniglio! Dove è un coniglio? Io ho visto un coniglio, l'ho ammazzato. Però qui non si capisce niente. Non scappando la pure... TNT. Mio Dio, cosa scivola. Ah, il stamone ti dà vita. Quindi al posto della canna ti danno il stamone come... Sì. Non vorrei che tipo devi fare par... Pensavo che tipo devi fare parkour su ghiacci per trovare qualche cassa segreta. Non riesco a salirci, ok. Qui non sembra che devi andare avanti. Ma, ah, lanciano palle di neve gli zombie, l'ho visto adesso. Ah, a te sei dall'altra parte, non l'avevo visto. Ho attaccato per sbaglio l'orso, mannaggia. Madonna, quanto mi rallenta con gli zombie. Ho attaccato per sbaglio l'orso. Ce l'ha messo in mezzo. Aiano, questo là ma è davvero inutile, non spara neanche. Beh, comunque raga, quando ho sentito dire i DLC, anche se sono tipo due livelli in croce, sono molto lunghi, quindi se il video dura più di mezz'ora sarà per questo, perché oppure lo divido in due, non lo so, dipende. Oh, c'è un'entrata segreta qua. Beh, diceva anche la minimappa. Perché so, perché stavo andando a fuoco? Boh, non lo so. Trovo qualcosa? No, un piccone del schifo. Ci sono due casse. Mediocri. Ma cazzo. Ma, oh, no! Sono rimasto in... zappa. Ah, ok, posso passare. Ok. Pensavo che eri rimasto bloccato, che... No, 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 no. Dove? Ma... Perché l'ho messo sottoterra il coso dell'alveare? Me l'ha messo sottoterra, raga. Cioè, guarda, l'ha messo qua sotto. Avete visto? No, l'hai visto anche tu? Sì, mi ha messo l'alveare sottoterra. Va bene. Primo bug. Boh, non lo so, mo vediamo. Forse, ma non sembra che ci sia un'entrata. Però qui continua a spawnare gente. Dammi la mano. Questi zombie rallentano un sacco. Ah, ecco dove si sale, da qua. Dovremmo scendere, non salire. Esplosioni. Ma aspetta, lì si sale, ma devo trovare un qualunque punto. Ecco, infatti c'è una cassa qua sotto. Vero? È comparsa adesso, però sto troppo debole. Portando questi qua. Ah, e comunque raga, se il potenziamento del fabbro dà tipo un potenziamento a, a, cioè tipo faccio 3 missioni si potenzia, ma mi dà tipo da 30 a 31, a sto punto vale che lo vendo, perché sennò è davvero troppo debole. Ma cos'è il timone? No, tutto qua era. Eh sì, ci facciamo soltanto tenere un equipaggiamento a caso. Non c'è modo per scendere sotto. Cioè, almeno non sembra si possa scendere sotto. No, non c'è niente. Anzi, quasi qua, dato che l'ama sembra che non fa niente, mi metto le scarpe, va. Mi ha dato un piccone. Mi ha dato un piccone. Bello scivolare. Madonna. Cadina, cadina qua. I nemici cadono in acqua, se non muoiono all'istante. No, ti ho fatto quello con lo sciamano, se no. Oddio, se rotoli mentre stai nel ghiaccio, vai a velocità incredibile. Oh, madonna. Guarda. Ma... mi ha fatto tenere... Ok, ho sbagliato direzione, perfetto.
Io non perdo neanche danno. Un coniglio incantato. Oddio, c'è uno incantato. Un coniglio incantato. Ma che cacchio? Scusa, uccidiamole e basta, eh. Magari da un drop strano, magari. Secondo me. No, no, ci ha fatto uccidere per niente, però... Un altro? No, questo qui lo buttiamo in acqua. Basta, no. L'ho buttato in acqua. Però queste micro isolette... No, no, io penso ci sia qualcosa. Non posso metterle così a caso, dai. Vabbè. Devo stare attento a trovare il momento esatto. Ecco, e no, niente, sono troppo stupido. Fortuna che non muori, ma rimane solo... No, ok, non so... Non riesco più... Aspetta, facciamo così, va. Fermo lì. Scusate il fail, ma non riuscivo più a muovere perché il ghiaccio è davvero... Ma non ci sono in sto posto. Il ghiaccio è incontrollabile la velocità. Infatti, vedi, cioè, mo' ho rotolato e non funzionava. No, dai. Oh, alleluia. È un po' incontrollabile scivolare nel ghiaccio. Forse ci vuole pratica, ma sai com'è, non è che sono... granché. No, perché io sono convinto che vedi che stanno le micro isolette che ci puoi andare nel ghiaccio. Non è che poi tipo ci vai sopra e compare a poi una cassa a casa, capito? Per quello. Solo per quello sto cercando nelle isolette. Aia, il danno. Ecco, trappola. Viva l'imboscata. Cos'è sto tremolo? Oddio! Ci sono... Che cos'è quell'affare di ghiaccio che era uscito? Non ha assorbito. Oddio, Mi sa come un incantatore di ghiaccio, chissà che, non lo so. Guarda che... mi stava schiacciando usando un blocco di terra ghiacciata. Ok, sì, ho visto una cosa volante. Secondo me questo che fa questo? Secondo me fa quello. Madonna, non lo so. Madonna. Aia. Eccolo, guardalo, guardalo! Sì, 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 l'ho visto. Mamma mia! Beh, figo. Non ti cacare addosso, madonna. No, ma l'hanno pigliata comunque. No, ma perché colpisco l'orso per sbaglio? Dove lo uccido, se no mi segui. Ha dato un arco ghiacciato a me. Sì, anche l'arco della neve mi ha dato a me prima. No, questo, lì si è avanti, là sopra, quindi andiamo sotto. Poi c'è l'arco di ghiaccio, cosa fa? Congela al momento dell'impatto. Ah, ok. Però voglio provare ancora sta balestra unica. E qui non sta nulla. Ai. Io mi vorrei conservare più frecce possibili dentro la fine. Oddio, sto andando in dungeon qua. Sto dicendo, volevo conservare più frecce possibili per fare tipo una mitragliata alla fine, una cosa del genere. Ah, un igloo, che figata! Che figata! Ma... Che è str... Ah, trappola. Lo sapevo, una trappola, quindi prepariamoci. Testa. Oh mamma mia. No, cosa che mi sorbisce. Sì, è quella cosa di ghiaccio. Ma non, ma fa danno? O stordisce e basta? Ok. Ma fa danno o stordisce e basta quella cosa? Arco corto. E mi risponde alla domanda, per favore. Ti stordisce e basta o fa anche danno? Fa danno, ma ti stordisce anche. Ah, ok. Ma quest'altro igloo com'è? Ah, anche lì c'è un altro igloo. Sì, aspetta anche che... Ok. Perché per identico danno? Proprio. È lo stesso, c'è un'altra trappola. Tale e quale proprio. Ma io non uso la TNT qua dentro, troppo piccolo lo spazio. Appunto, è molto meglio questo farlo. Metto le api di one shot, certo, vado a avere un bel posto le api. Cioè, stanno in massa, minchia. Cioè, muoiono facile, però il danno lo fanno. L'armatura fantastica. Perché hanno così livelli bassi? Cioè, a me da sempre potenza bassa, tipo 35. Un'arena di ghiaccio, cos'è? Un pulsante. Finci. Ma cosa? Ma che cacchio?
Mi sa. Ah, ok, due attivavano una trappola ed una era giusto. Avevo azzeccato io allora. E vabbè, ma comunque nel dubbio, anche se sono sbagliate. Mio Dio. Oh mio Dio, no, 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 no. Appena finisce sto. Non avrei dovuto spingerli tutti. Sì. Ma sono tutti ghiacciati. Ma non sapevo che sono. Come sono ghiacciati? Aspetta, schiva. Vabbè, meglio buttarsi che esplodere la creeper. Vedi, infatti. Ho fatto bene. Allora, un secondo. Ho fatto una cavolata a attivarli. Oddio. Rischio di starti anche wireless, cazzo di ghiaccio. Allora, finisco allora. Allora, già ne ho azzeccato quello giusto. Io ho fatto gli altri due giusto per istinto. Ok che non ho sbagliato e non ho fatto spawnare gente, ma almeno spawnate anche delle casse. Ecco. Ok, va bene, almeno abbiamo fatto. Oddio, figa sta grotta. Sono funghi ghiacciati stanno. Funghi di slime. Vabbè, tu vai lì, io da qua. Facciamo prima. Ragni delle caverne, ragni. No, ma che lo colpisco per sbaglio, l'orso, lo faccio apposta. Allora, un secondo. Aspetta, se un attimo. Sta a posto? Sì. Sto aspettando qualcosa al tuo lato, poi nel caso mi avvisi. No, belle piatti. Ah, era morto, mi volto. Oh, ah, ti ho fatto qualcosa là, neanche l'ho visto. Sperando che. No, è più potente. Sono anche delle lanterne poi qui. Ah, una. Che poi, allora, l'arco della neve, guarda, l'ho proprio giusto un secondo. Ma perché mi fa colpire l'orso con l'arco anche se non lo volevo colpire? Ma forse sta l'automira. Ma fammi capire. Sì, vedi, alla fine è un arco normale, specialmente che congela l'arco di neve. Ovviamente, quindi poi, niente di che. Sta la. Tipi? Sì, sono stata tipi. Ci metto davanti allo schermo, potrebbe dare fastidio. Oddio, è talmente largo sto posto. Allora, destra si va avanti, quindi giù è una zona extra. Puoi esplorare sicuramente, esplorare là, intanto vado qua a vedere un po' la zona. Hai trovato una cassa? Sì, sì, aspetto di esplorare quella zona intanto, tanto. Se non sta niente teletrasporti. Non lo picchiare l'orso. Hai trovato qualcosa? No, non c'è niente. Allora ti teletrasporti, ti vai prima. Ok, ci siamo. Qua. Che poi c'è ancora l'arma che. Quest'arma la sto utilizzando da quando? Dalle sale di alto blocco, forse mi sembra. Che non si trovano armi migliori. Cioè non è che devono essere uniche per forza, ma almeno di potenza maggiore. Cioè nel senso, se sta un'arma unica a 40 che ho adesso e poi c'è un'arma a 43, però è normale. Cioè tanto vai a tenermi quella unica, no? Se poi tipo da 40 a 46 per esempio è già un po' più alto. E questa 30. Aia 278. Però mi dà ruba vita. Ma me le tengo, ma non le uso adesso. Cos'è sta roba? Aia. No. Niente creeper. Ah, ma ho visto adesso, stanno i blocchi dei minerali, sta loro qua. Non possiamo scavarlo. Sì, sì. Beh, non è altro vicolo cieco senza niente. Ok, stanno poi le. Come si chiamano? È presente le. Le cose della giungla, là, le liane, ecco. Stanno tipo là nelle liane ghiacciate, stanno. No, non hanno tutto il tizio di ghiaccio. Uno di questi giorni. Ok, ho schivato. Oddio, che figo sto posto, guarda, c'è pure.
Non so come si chiama. Sembra una miniera. Non potevo scappare. Ok, sono esploso. C'è una cassa sospesa a mezz'aria, come la prendiamo? Come si fa a prenderla? Sarà un ecco, usa la ruota forse? Ah, ecco il meccanismo. Devi girarlo ancora forse? No, ma... No, è una trappola, allora ci credo che non c'è, non è la faccio prendere. Tipo, volevi essere trincerto. E qua bellissimo, infatti si sta abbassando e poi... ok, è tornata, tecnicamente. Infatti, questa se pozione dolce conferisce un piccolo potenziamento della difesa e della resistenza a effetti di gelo. Non c'era sta pozione prima. Ho trovato quasi tutti i porzioni in questa zona. Davvero? Sì, è vero, ma guarda. Zero segreti? In una zona così grande? Non c'è nessun segreto. È strano. No, sti stalactiti non si vede niente. Sta laggando. E stai morendo, infatti. Sei crashato? Perfetto, Gianni è crashato, datemi un momento e ci saremo subito. Io vedo che sei morto, tu vedi che sei morto? Io no, io vedo che sono ancora vivo, ti vedo fermo. Stai camminando contro il vuoto, sì. Beh, raga, Gianni è crashato, quindi ci rivedremo quando ritorno, ok? Ah, comunque raga, intanto che ritorna Gianni, vuoi far notare che tipo, queste cose che stanno nei scenari... A parte bellezza, sarebbe figo metterli come anche segreti, tipo vedete che sta tipo una specie di entrata qua sotto di me. Sarebbe figo se fosse un segreto che puoi buttarti dentro e tipo sta una cassa. Non sarebbe male. E vabbè, niente ragazzi, il gioco si è buggato per Gianni, dice, anzi glielo spieghi tu, va? Io non ho capito neanche che ti è successo. E non lo so, perché ho provato a dover... Ma che la play, ma credo proprio che fosse un bug del gioco. E dai! Non mi fa vedere alcune cose riguardo al gioco, tipo... Vabbè, peccato, non capisco nemmeno il problema. Il problema è che ho già capito il problema, ragazzi. Quando tutti i creatori di tutti i giochi, mi spiace dirlo, ma è così. Quando c'è un nuovo aggiornamento di qualche DLC o cose extra in più, fanno sempre qualche errore nel programma e buggano tutto perché non sono mai attenti. Lo stavo per dire anch'io, infatti, Edo, secondo me è così. No, davvero, raga, ditemi qualche gioco dove i creatori lo fanno aggiornare e senza bug. Ditemene uno. No, seriamente, perché io non lo so. Qualunque gioco che aggiornino, uscito poi neanche da tanto tempo, si bugga. Perché sbagliano qualcosa nel codice di programma e rompono tutto. E non è una novità tanto. E niente, raga, devo continuare da solo. E poi probabilmente aia, fa male. Vabbè raga, continuerò. Anzi, sapete che vi dico? Mi fermo qua, dato che sembrerebbe che dura tanto il video. E la faremo la seconda parte, dividiremo in due. Quindi, niente, ci vediamo. Alla prossima raga.